Siamo con la dottoressa Silvana Di Palma, reduce da una campagna elettorale con un risultato inatteso, diciamo che è stata la vera sorpresa della lista del PD, nella quale ha raccolto 1840 voti, prima tra le donne della provincia di Chieti, e le chiediamo di valutare questo suo risultato, diciamo che tra virgolette la montagna ha risposto bene. Ma io penso di sì, anche perché per me era la prima esperienza politica, quindi io non avendo tessera di partito ho deciso di fare questa cosa proprio per dare voce alla montagna, e penso che comunque ci sono riuscita, per cui farò pesare i miei 1840 voti e speriamo che almeno per una volta la montagna abbia voce, insomma. A proposito di montagna, esaminiamo un po' il voto nel dettaglio. Lei è andata benissimo a Castiglione, perché peraltro ci abita, però poi anche negli altri comuni. Torre Bruna mi pare che ha risposto bene pure. Sì, 179 voti, in realtà eravamo tanti candidati, poi per me che sono il candidato dell'ultimo momento mi devo accontentare, penso che meglio non mi poteva andare sinceramente. C'erano troppi candidati politici che effettivamente avevano lavorato da più tempo di me, quindi... In ogni caso in questa zona avete anche un sindaco non eletto, donna, che è Cristina Lella di Torre Bruno, e quindi come donna e come esponente nuovo della classe politica che comincia a impegnarsi, cosa farà per far sentire la voce di queste zone? I miei due punti che ho portato avanti in tutta la campagna elettorale: l'attenzione per la viabilità e la sanità, che sono punti fondamentali, e poi tutto il resto. E di questo già ho parlato con il presidente, che a breve mi ha dato la disponibilità a venire a Castiglione a vedere un attimino. Poi c'è anche un'altra figura che proviene dalla sanità nelle istituzioni, e che è l'onorevole Amato. Certo, è stata qui a Castiglione a un incontro che ho fatto il 18 maggio, e anche lei piena disponibilità per Castiglione. Senta, ma possiamo dire che con questa nuova amministrazione almeno le guardie mediche da queste parti non ve le scipperanno come è successo a Celenza? Allora io spero che anche quella di Celenza sia ripristinata, e comunque ecco, è una delle prime battaglie che farò.